Eder, Mech, Pallister. Claudio Sterpin qualche mese fa mi aveva detto che Laura non stava bene. Poi qualche giorno fa in TV le aveva fatto gli auguri perché sapeva che la situazione era peggiorata. E adesso è peggiorata ancora di più e la povera Laura ci ha lasciato. Dalle prime informazioni aveva passato gli ultimi 2 mesi in coma farmacologico, quindi le condizioni erano piuttosto serie. Ma questo non lo sapevamo fino in fondo. Il mio pensiero va ovviamente al marito Pino. Purtroppo con lei se ne va anche una delle grandi accusatrici di Sebastiano. Laura ha preso il Covid a fine novembre. Hanno dovuto metterla in coma farmacologico. Il 12 dicembre era poi negativa al tampone ma aveva patologie pregresse che si sono aggravate. Poi era molto depressa per la morte del figlio che le è mancato un anno fa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.